regionale 15 settembre 97, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato Vacari, che ha ottenuto il maggior numero di voti, accetta che il candidato sindaco, con una foto medico, ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè il numero di 3.173 voti validi. Quindi il presidente, giorno 12/6/2018, proclama eletto sindaco alla carica il comune del Mirinatore, il signor Monafò Domenico. Istituzionale di sindaco, vale a dire di rappresentante dell'intera comunità, quindi niente più partigianeria, ma un unico obiettivo di far crescere questo paese. Pertanto ci abbiamo goduto e assaporato la vittoria, che è giusta perché fa parte del sentimento umano, abbiamo vissuto momenti di euforia ed era giusto anche questo dopo momenti di sofferenza. Adesso consumiamo l'ultimo passaggio, che è quello della consegna del tricolore, che ho intenzione di far avvenire sopra nell'aula della stanza del sindaco. Dopodiché brinderemo a questo risultato, ma brinderemo soprattutto al futuro del nostro comune, che insieme dobbiamo farlo crescere secondo le aspettative e le potenzialità che questo territorio ci offre. Quindi ci godiamo ancora qualche momento di gioia, perché da subito dopo dobbiamo metterci al lavoro seriamente, con impegno, come sempre abbiamo fatto d'altronde. Ma questa volta chiediamo qualcosa di più ai nostri concittadini. Io li voglio rendere partecipe di ogni mia decisione, compartecipe di ogni iniziativa. Quindi non solo dei cittadini così in generale, ma anche dei rappresentanti di categoria, parlo delle imprese, degli artigiani, dei commercianti, degli operatori turistici, delle associazioni presenti sul territorio, da quelle culturali, sportive e ovviamente, come dicevo in campagna elettorale, con le parrocchie, che andrò a incontrare subito in questi giorni. Quindi godiamoci ancora qualche momento, ci trasferiamo al primo piano e prenderemo e poi a rimboccarci le maniche. Grazie. Siete, ci siete? Pronti? Meno male che c'è che ne pigliate meno. Guardate me. Va bene. Benissimo. Iniziamo con la più votata al Consiglio Comunale, Emanuela Ferrara, con 708 voti. Allora, un successo inaspettato probabilmente, ma grande felicità per quello che vediamo. Sì, sì, sicuramente è stato un successo inaspettato, anche perché non pensavamo, non credevamo in questi numeri. Abbiamo avuto la conferma che i valori hanno portato in alto veramente. Siamo stati una grande squadra, il candidato sindaco che ci ha capitanato in questa avventura, e siamo stati premiati, questo sicuramente.
La previsione sì, era questa, però fino a che non avremmo avuto la conferma avevamo sempre qualche dubbio. Invece lo stacco è stato altissimo, grandissimo. E considerando che ci troviamo nel mese di giugno, la priorità andrà al turismo, alle spiagge, al mare e alla promozione di questo settore. Poi pian piano vedremo, organizzeremo le attività e le manifestazioni legate all'estate termense 2018 da fare in tutte le piazze del nostro territorio e del nostro comune. Queste le priorità. Poi man mano verrà tutto di seguito. Terme Vigliatore, siamo con Florinda Duci, piazzatasi seconda al Consiglio Comunale. È la prima volta che mi sono candidata al Consiglio, un ottimo risultato per me personale, grande soddisfazione, quasi appunto 700 voti e di questo ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto. Diciamo che di obiettivi appunto ce ne sono tanti, comunque sicuramente ci metteremo al lavoro da subito. In base ai consensi, che parlando appunto con la gente, avevo capito, intuito che in qualche modo potevo esserci, però sicuramente il risultato è stato anche per me un risultato a sorpresa. Sono strafelice perché appunto Domenico è un professionista, è una persona seria, corretta e sicuramente con lui faremo un gran lavoro. Domenico Genovese è l'unico consigliere uscente riconfermato. Per lui un altro successo con 543 voti e assessore designato. Intanto buongiorno, la ringrazio per il suo attestato di stima, ma il mio è un risultato dovuto principalmente ad un progetto politico che ho messo in campo. È vero, sono stato l'unico consigliere riconfermato, ma non perché gli altri non sono stati riconfermati, ma perché all'interno della nostra lista, come tutti dicono, come è successo, c'è stato un ricambio generazionale voluto fortemente dal neosindaco dottor Domenico Munafò. Come detto prima, il mio credo che sia un successo dovuto a un lavoro fatto negli anni, che dove io non mi sono mai concesso a pause. Per me la campagna elettorale inizia già da oggi per i prossimi 5 anni. Questo perché? Perché la mia vicinanza alle persone, la mia vicinanza alla gente e il mio risultato è frutto di un qualcosa di importante, di una famiglia che mi è stata unita intorno al mio nome, che non si è lesinata in impegno a portare in giro il nome Domenico Genovese, ad un gruppo di amici che mi hanno riconfermato la fiducia, ai cittadini di Terme che hanno riconfermato la fiducia nei miei confronti, perché come lei ha ben detto, io la passata legislatura sono stato eletto con 341 voti, oggi con 344. Questo significa un processo di lavoro fatto che ha portato tutti i frutti. Voglio ringraziare ulteriormente anche il gruppo ADEA che ha dato supporto alla lista di Domenico Munafò e al sottoscritto spendendosi per tutto il territorio. Il gruppo ADEA è composto da Salvatore e da Nino Munafò, che hanno avuto un vero impegno, hanno dato tanto sulla mia persona e non sono lesinati in questo supporto al nostro gruppo politico. Sicuramente la vittoria del nostro candidato sindaco e della nostra coalizione è una vittoria dove sul territorio la vecchia amministrazione, il vecchio consiglio comunale si era speso tanto, e quindi noi portando avanti quel concetto di continuità è stato sicuramente il concetto vincente. Io non voglio parlare dell'ingegnere Sottile, l'ingegnere Sottile parla per se stesso, non sarebbe neanche opportuno dire il perché della sconfitta, ma la sconfitta elettorale credo che sia che noi eravamo nella gente, altri forse non conoscevano il territorio. E il terzo classificato come candidato consigliere è Domenico Feminò con oltre 500 voti. Per te una nuova avventura che parte da adesso con questo nuovo insediamento. Sì, sicuramente è stato un grande risultato, è stata una sorpresa anche all'interno. Noi ci aspettavamo che le persone ci avrebbero dato la fiducia, ma non così in tanti. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. L'obiettivo è quello di far crescere insieme tutto il paese ed essere i rappresentanti di tutti quanti, anche di coloro che non ci hanno dato la preferenza. Quindi io lavorerò come ho sempre fatto in funzione della squadra e ringrazio tutti quanti, soprattutto i 583 elettori che mi hanno preferito. Diciamo che qualcosa avevamo pensato, però non ci aspettavamo questo divario così netto.
L'elettorato ha espresso una chiara decisione, insomma è stato netto e deciso nella sua volontà e ne dobbiamo prendere atto. E ripeto, anche per coloro i quali non ci hanno preferito, noi ci impegneremo e cercheremo di dare i risultati. E un volto femminile all'interno del nuovo civico consesso è rappresentato anche da Stella Giunta con più di 500 voti, 516 per l'esattezza. Allora si parte subito con questa grinta dei giovani, come dicevi tu nello slogan. Esatto, il mio slogan diceva proprio questo, la grinta dei giovani per il futuro del nostro paese. 516 esatto sono i voti e io vorrei veramente abbracciarli tutti uno per uno e ringraziarli veramente di cuore, perché è chiaro che senza il loro supporto io non sarei qui adesso. Ci tengo tantissimo a ringraziare la mia famiglia che mi ha veramente supportato in una maniera pazzesca, i miei genitori che ci hanno creduto fin dal primo giorno, mia mamma, mio padre, tutta la mia famiglia, quindi mia sorella, mio fratello e anche i miei zii che si sono spesi tantissimo per questa campagna elettorale, il mio ragazzo, gli amici, insomma tutte le persone che mi hanno supportato e hanno reso possibile questa grande emozione, perché veramente a 22 anni non è semplice, non è facile. E raggiungere questo obiettivo è stata una cosa bellissima per me. Esatto, hai detto bene, io sicuramente cercherò di dar voce a tutti i giovani del mio paese, farò in modo che i giovani saranno importanti per tutta Terme Vigliatore, faremo in modo di organizzare tante manifestazioni, siamo partiti già alla grande, ieri abbiamo festeggiato qui con un po' di musica in piazza e faremo in modo che la piazza sia il centro di tutti i giovani, dove poterci riunire e divertirci insieme. Uno scarto di voti abbastanza ampio, diciamo che ce l'aspettavamo, il pubblico era i cittadini, anzi erano della nostra parte, il dottore Domenico Munafò ha lavorato bene e vediamo che in quanto una persona umile, corretta, si è fatta rispettare da sempre, quindi non soltanto in questo ultimo mese. I risultati ci sono ed è anche grazie al nostro sindaco, adesso lo possiamo dire, Domenico Munafò. Sicuramente ci riuniremo insieme agli altri consiglieri e un punto in cui io, come già dicevo, mi batterò sarà quello di portare la movida, spero anche notturna, dei giovani del nostro paese e magari chiudere le strade, come già avevo detto io, chiudere le strade qui della piazza di Terme Vigliatore per poter portare movida notturna a tutti i giovani del nostro paese. Fabio Valenti, nuovo consigliere comunale di Terme Vigliatore. Per lui è piazzatosi al settimo posto con 426 voti e si fa portavoce del mondo del florovivaismo con le sue problematiche e le varie potenzialità di un comparto fondamentale per la città delle Terme dei Vivai. Sì, grazie a tutti per il sostegno che mi avete dimostrato, 426 voti che vengono dal mondo del florovivaismo, un comparto importante per la nostra economia che ancora ha bisogno di svilupparsi per integrarsi perfettamente nel territorio di Terme Vigliatore. Non dobbiamo dimenticare che Terme Vigliatore è conosciuta in ambito nazionale ed internazionale soprattutto grazie al florovivaismo ed è mio obiettivo soprattutto cercare di valorizzare ancora questo settore che è già trainante per la nostra economia, ma può dare ancora molto di più, perché associato al turismo può permettere di fare il salto di qualità al nostro territorio. Sì, è necessario sicuramente puntare sul settore turistico, abbiamo un lungomare che è invidiato da tutto l'Interland e va sicuramente valorizzato. L'obiettivo è quello di utilizzare anche il florovivaismo per il turismo, perché sfruttando la città di Terme Vigliatore come città delle terme e dei vivai sarà possibile, grazie alla bellezza dei vivai, portare nuova gente a Terme Vigliatore, che sicuramente vorrà anche avere modo di visitare le bellezze del nostro territorio come la Villa Romana, quindi lungomare, Villa Romana e florovivaismo, le terme ovviamente, punti su cui basare il nostro programma per il futuro con il nostro contributo della Giunta e del nostro sindaco dottor Domenico Munafò. È stato il piazzamento, probabilmente era un po' inatteso,
Sicuramente riguardo le preferenze, 426 sono veramente tanti voti, sapevamo che la nostra lista era forte e quindi anche conti alla mano era necessario portare a casa questo risultato. Servivano tanti voti e ce l'abbiamo fatta, per questo ringrazio tutti voi che mi avete sostenuto, la mia famiglia e come ho detto all'inizio i florovivaisti che hanno creduto nelle mie idee e in progetti concreti che prometto di portare avanti. Giovanni Zanghi, altro consigliere comunale Terme Vigliatore, lui è portavoce di un movimento che si è prodigato tanto sul territorio, che è la 5-6, un successo diciamo inaspettato, lo possiamo dire? Beh, sicuramente noi non ci potevamo aspettare un risultato del genere, al di là dei 207 voti a Vigliatore, che poi è la nostra tra virgolette zona di competenza, comunque 377 voti complessivi sono un bel passo avanti rispetto magari alle amministrative del 2013, e quasi più di 100 voti in più, quindi non so, è stato un lavoro veramente di 2 mesi straordinario. Io non posso che ringraziare tutti i ragazzi e l'associazione, tutte le persone vicine alla mia famiglia che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto, che mi hanno incoraggiato anche nei momenti magari in cui di sconforto, perché comunque abbiamo attraversato dei momenti in cui temevamo di non potercela fare, però alla fine ecco, diciamo, il durissimo lavoro di tutti quanti, tutti, nessuno escluso, ha pagato e ora siamo affrontiamo questa nuova avventura, quella di essere in maggioranza in un consiglio comunale, ecco, nell'amministrazione comunale di Terme Vigliatore finalmente. Sì, indubbiamente noi abbiamo fatto una sola promessa, quella di continuare il lavoro che abbiamo intrapreso 5 anni fa, quello lì dell'impegno sociale, della dedizione al nostro lavoro, quello lì appunto di impegnarsi come associazione in manifestazioni che possono unire tutto il paese, nello sport, nel sociale, nella difesa del territorio, e continueremo a fare questo qua e lo inizieremo da subito con i primi interventi che vogliamo fare nel Borgo Mariano dell'Acquitta, e poi c'è un'estate davanti in cui dobbiamo cercare in qualche modo di animare tutto il comune di Terme Vigliatore, per carità, poi con particolare attenzione alla frazione di Vigliatore, ma guardando al comune nel suo insieme, ecco, sicuramente. Quindi il 14 luglio faremo questa manifestazione qua a Terme, verrà battuto il record mondiale di clarinetti che suonano insieme, clarinettisti che suonano insieme, e lo faremo, spero, con la collaborazione di tutti i giovani di Terme Vigliatore. Quindi questo è l'obiettivo, lavorare per tutto il comune, collaborazione fra i giovani e un occhio d'attenzione ovviamente a quelle che sono le zone in cui noi magari come associazione viviamo. E altra grande affermazione per un giovane candidato consigliere, adesso consigliere, Daniele Biondo, assessore designato anche nella nuova giunta del sindaco Domenico Munafò. 427 voti, grande successo. Sì, appunto 427 voti. Io vorrei ringraziare appunto tutti quelli che mi hanno appoggiato. È normale che è stata un'avventura difficile, appunto perché sappiamo da dove nasce appunto da lontano, come l'ho sempre detto e lo ribadirò sempre anche in futuro, perché frutto questa mia candidatura e questa mia vittoria è frutto del lavoro dei giovani, e quindi li volevo ringraziare ad uno veramente, perché se lo merita, e questo è il risultato, veramente un risultato appunto importante. Vabbè, questo diciamo che è prematuro dirlo, perché è normale, si sono assessore, era assessore designato, però ancora c'è da decidere anche le deleghe, quindi è normale, non voglio parlare tanto di questo. Soffermiamoci sul risultato che è arrivato appunto 2 giorni fa, quindi dalla nostra vittoria, del nostro candidato sindaco, della lista, perché è normale che il risultato del sindaco è frutto del lavoro dei 12 componenti della lista Volare Alto, quindi appunto un plauso va fatto a tutti e 12 candidati.